La tensione allentata dopo una campagna elettorale difficile che alla fine gli ha regalato di nuovo la possibilità di governare la sua città, la tanto amata Pescara. Le lacrime di Carlo Masci lasciano trasparire tutta l'importanza che riveste per lui quella fascia tricolore da sindaco e anche la difficoltà vissuta negli ultimi giorni in cui Pescara è stata scossa dal brutale assassinio di un ragazzo di 16 anni. Rappresentare tante persone e avere la responsabilità di migliorare la loro vita sa di avere questo compito sulle spalle Masci, che come nella notte elettorale ha voluto accanto i figli. In una sala consiliare gremita per la proclamazione ha illustrato le priorità del mandato, i progetti del PNRR, la partenza della filovia e poi la riqualificazione dell'area di risulta che lui immagina un grande parco dal sapore europeo, meta per i turisti e con una sede della regione prestigiosa. Intanto è come il primo giorno di scuola, permettetemi di dirlo, per me e per tutti coloro che sono stati eletti, gli esami non finiscono mai, ma la grande soddisfazione di essere il sindaco eletto per due volte a Pescara al primo turno, l'unico sindaco che ha raggiunto questo obiettivo. Ringrazio i miei concittadini per l'onore che mi hanno dato, i partiti che mi hanno accompagnato in questa avventura, i consiglieri che sono stati puntuali, precisi e hanno lavorato molto nella precedente consigliatura e anche i nuovi consiglieri a cui faccio i migliori auguri per una consigliatura altrettanto prolifica. Costantini e Pettinari, da avversari a consiglieri d'opposizione, hanno rivolto l'in bocca al lupo all'amministrazione e alla città. Capitolo giunta, i partiti non hanno ancora raggiunto la quadra, Fratelli d'Italia e Forza Italia avranno il numero maggiore di assessori, il parere delle urne comunque sarà rispettato.